Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato alle competenze digitali per la pubblica amministrazione. Come sapete, il webinar è finalizzato a illustrare un'iniziativa per il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti della pubblica amministrazione, in particolare delle PA locali della Puglia. E l'iniziativa è organizzata in collaborazione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Regione Puglia. Qualcuno di voi ricorderà che nel mese di maggio 2021 si è svolta già la prima edizione del corso Competenze Digitali di Base per la Pubblica Amministrazione, dedicata ai piccoli comuni che avevano aderito all'intervento Fondo Innovazione promosso dalla Regione Puglia. Visti i buoni risultati, vista l'alto numero di richieste di partecipazione ricevute, l'amministrazione regionale ha deciso di replicare l'iniziativa e ha quindi organizzato questa seconda edizione in collaborazione col Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Forum. Questa seconda edizione è estesa a tutti i comuni pugliesi con meno di 20.000 abitanti. Quindi, oggi ne parleremo dell'iniziativa Competenze in campo della Regione Puglia e ne parleremo quindi col Dipartimento della Funzione Pubblica e con la Regione Puglia. Vi dicevo quindi, il corso che partirà la prossima settimana è frutto di un accordo tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Regione Puglia. Perché il Dipartimento della Funzione Pubblica? Perché ricorderete che tutta questa attività è inserita all'interno del syllabus delle competenze digitali per la pubblica amministrazione. Come sapete, il syllabus è una sorta di dizionario che descrive le competenze minime che ogni dipendente pubblico non specialista IT deve possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione e prevede quindi il syllabus, che è un elenco di una descrizione delle competenze minime, ma prevede anche uno strumento di assessment delle competenze digitali che ciascun dipendente pubblico potrà in autonomia fare per vedere lo stato, appunto, il suo livello di padronanza delle competenze. Chiaramente collegato a tutto questo, ed è quello di cui parliamo oggi, c'è poi un'offerta formativa e-learning gratuita e disponibile per tutti. Quindi, come dicevo, frutto di questo accordo, da un lato il Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'altro la Regione Puglia, che ha aderito a questo progetto perché sta investendo molto per supportare la transizione al digitale delle pubbliche amministrazioni locali con il progetto Puglia Digitale e il Fondo Innovazione, che vede coinvolti 147 comuni. E lo sta facendo in sinergia tra il Consiglio e la Giunta regionale. Quindi, a questo punto, passiamo al programma di oggi. Dopo questa breve introduzione avremo un saluto dell'ingegner Iada Resta, dirigente della Regione Puglia, che ci teneva a fare un saluto. Poi abbiamo un intervento di Valentina Albano, esperto del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ci racconterà, proprio ci descrive il progetto Competenze Digitali, i percorsi previsti dall'iniziativa Competenze in Campo per i Comuni della Puglia, accennerà qualcosa anche ai risultati della prima edizione del percorso che si è già svolta. Ci sarà poi Pasquale Marino della Regione Puglia che ci de descrive l'iniziativa Competenze in Campo e ci racconta proprio come si sta sviluppando questo accompagnamento alla transizione digitale degli enti locali che sta svolgendo la Regione Puglia. Infine io vi racconterò più in particolare, vi descriverò in particolare di cosa si tratta, in cosa consiste questo corso online, quali sono i tempi, come si fa ad iscriversi, e soprattutto come si partecipa, la metodologia proprio di partecipazione al corso. Alcune comunicazioni di servizio. Come sempre, potete scrivere in chat le domande per i nostri relatori e alla fine del seminario ci sarà una sessione di domande e risposte, gliele porremo noi. E, al termine del seminario troverete la registrazione del webinar nella stessa scheda di Eventi.pa a partire dalla quale vi siete iscritti e come sempre troverete anche le slide dei relatori. E, la vostra partecipazione sarà attestata su Eventi.pa a partire da questo pomeriggio. A questo punto io do la parola all'ingegner Iada Resta della Regione Puglia, che aspetto a vedere in video prima di scollegarmi. In questo momento vediamo Pasquale Marino che cederà la postazione all'ingegner Iada Resta. Prego, ingegnere, le do la parola. Grazie. La sentiamo, prego.
Un saluto brevissimo perché non voglio sottrarre spazio e tempo ai colleghi che entreranno più sul vivo. È una, diciamo, iniziativa fortemente voluta e appoggiata dalla Regione, in un settore, io ne parlo anche in qualità di ex responsabile per la transizione al digitale, che obiettivamente ci ha consentito di lavorare anche in questi 2 anni difficilissimi proprio. E quindi ritengo assolutamente fondamentale che le competenze vengano rafforzate e quindi ben vengano diciamo, queste iniziative. Porto anche il saluto dell'assessore che è particolarmente diciamo, avvezzo ai temi del digitale e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie molto, ingegneria D'Aresta. Allora, adesso io do la parola a Valentina Albano, che aspetto di vedere in video. Con Valentina vediamo proprio il syllabus e le competenze digitali, tutto il progetto, l'impostazione e la logica. Prego, Valentina. Grazie Roberta. Innanzitutto buongiorno a tutti e vi porto i saluti del direttore Sauro. E quindi proprio Valentina. Stante, stavi dicendo, vi porto i saluti del Sì, esatto, direttore. del direttore Angeletti, chiedo scusa per i problemi di connessione. Amministrativa e lo sviluppo delle competenze e soprattutto ha in carico il progetto. Mi sentite bene? Vedo Roberta che scuote il capo. Mi spiace, Una conferma in chat. provo un attimo, non so, prima sentivamo bene, ora. Sì, sentivamo anche in modo continuativo. Sì, infatti. Adesso no? Adesso sentiamo bene. Ora stacco Ok, il mio allora video, stacchiamo sì, tutto. magari ecco, esatto, Vai. potrebbe aiutare. Dicevo, si occupa della slide successiva, di fatto Valentina, purtroppo sì. ti sentiamo male. Non riesco a capire perché, tra l'altro, Io non ho problemi di è come connessione, se... non mi segnala nessun tipo di Vai, problema. prova ad andare adesso. Vai, vai. Quindi stavo dicendo che appunto le competenze e in particolare le competenze digitali rientrano a pieno titolo nella nuova, diciamo, nella nuova stagione di investimenti che è stata aperta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche perché sono riconosciute appunto le competenze digitali come fattore abilitante l'attuazione appunto del vero e proprio PNR. Quindi se possiamo visualizzare la slide perché le competenze digitali, proprio perché tutti gli interventi di innovazione che sono messi in campo nel settore pubblico hanno a che fare con il digitale, ha a che fare l'innovazione dei servizi e quindi anche la possibilità di accedervi da remoto, ne ha a che fare le forme di lavoro ibrido, quindi le nuove forme di organizzazione del lavoro, ma anche tutto il tema dell'open government, giusto per citare alcuni degli interventi principali. E poi ovviamente la digitalizzazione e la modernizzazione dell'app rappresentano uno dei veri e propri pilastri del PNR a cui sono stati stanziati all'incirca 10 miliardi di euro. Andiamo alla slide successiva. Quali sono gli interventi sulle competenze digitali? Inevitabilmente vanno in due direzioni. La prima è quella dell'acquisizione, diciamo, di nuove figure professionali che abbiano le competenze digitali adeguate, quindi sia figure dirigenziali che giovani funzionari, quelli che vengono definiti
definiti un po' i digital talent, ma a parte, diciamo, aprire la stagione del recruitment, come del resto si sta già facendo nel corso di questi primi mesi di attuazione del PNR, sicuramente il tema chiave è l'upskilling e quindi la formazione del personale che già lavora nella pubblica amministrazione. È su questo che ovviamente stiamo concentrando i nostri sforzi. Andando alla slide successiva, quali sono gli ambiti di competenza? Sicuramente dobbiamo parlare di competenze specialistiche, quindi di competenze di frontiera. Sicuramente dobbiamo parlare di competenze manageriali per guidare l'innovazione e quindi di leadership. Ma a parte, diciamo, gli interventi essenziali su questi temi, è fondamentale investire nello zoccolo duro delle competenze, quindi fare in modo che tutti i dipendenti pubblici abbiano un livello minimo di competenze sufficiente per adottare i processi di trasformazione e tradurli in pratiche lavorative innovative. Quindi parliamo di competenze di base, nel senso di competenze che attengono all'uso critico e la capacità di gestire le tecnologie dell'informazione, un po' come tutti i cittadini e tutti i lavoratori pubblici, ma soprattutto dobbiamo parlare di competenze complementari, cioè vale a dire delle competenze che sono specifiche per la particolarità del contesto della pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione, in particolare quella italiana, utilizza degli strumenti, adotta delle procedure che sono peculiari appunto del settore pubblico ed è importante che vengano ben apprese. Ed è questo il cuore del syllabus competenze digitali per la PA che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sviluppato nel corso ormai da 2 anni e che è diventato un po', lasciatemi dire, uno standard di riferimento. Infatti anche diversi operatori privati hanno messo a disposizione della formazione rispetto a questo tema. Ma andiamo dall'origine, diciamo, da come nasce il syllabus. Il syllabus nasce, se andiamo alla slide successiva, all'interno di un progetto finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale che, diciamo, scusate la poca fantasia, si chiama proprio Competenze Digitali per la PA, che ha l'obiettivo di formare appunto tutti i dipendenti pubblici secondo appunto un set di competenze predefinito che appunto è descritto nel syllabus e promuovendo però una formazione che sia il più possibile personalizzata in funzione degli effettivi fabbisogni di ciascuno, che possono essere in qualche modo rilevati attraverso un assessment delle competenze. E, andando alla slide successiva, vediamo quello di cercare di partire dal dipendente pubblico e dalle sue esigenze, quindi caratterizzando, quindi cercando di capire quali sono i suoi fabbisogni di competenza. Quindi il dipendente pubblico non è un cittadino, o meglio, non è solo un cittadino, perché necessita, dicevamo prima, di utilizzare degli strumenti e delle procedure specifiche. Il CAD in primis è la norma che disciplina tutta l'informatica giuridica nella pubblica amministrazione. Non necessariamente è un leader, perché appunto non tutti guidano la trasformazione, ma qualcuno poi la deve applicare in qualche modo, e non necessariamente è uno specialista IT, quindi non ha necessità di acquisire delle competenze specifiche sul funzionamento, anzi sulla struttura dei singoli strumenti tecnologici, ma importa utilizzarlo, quindi non è importante conoscere come è fatto uno smartphone, ma è importante utilizzarlo. Andando alla slide successiva, vengono descritti quelli che sono i 3 pilastri, noi li chiamiamo così, del progetto, quindi i 3 grandi oggetti che sono stati sviluppati nell'ambito del progetto competenze. Il syllabus di cui abbiamo già parlato, che mappa le competenze, una piattaforma di assessment che supporta appunto l'erogazione di test per indicare, quindi non per valutare il dipendente, ma semplicemente per indicargli quali sono le lacune formative su cui andare ad investire, è un catalogo della formazione sviluppato con il supporto di Formez che appunto copre quelle che sono le competenze previste nel syllabus. Quindi il percorso complessivo prevede che un dipendente fa l'assessment, gli viene indicato il livello di padronanza per ciascun ambito di competenza, quindi base, intermedio, avanzato, e gli vengono suggeriti i corsi del livello successivo rispetto a quello rilevato, in modo tale per promuovere appunto la sua crescita. Come vi dicevo, il syllabus, andando alla slide successiva,
si articola in cinque aree di competenze, ciascuna di esse organizzata in ulteriori competenze per un totale di 11, quindi si parla di digital literacy, ma quindi di competenze sulla gestione dei dati, che nel pubblico si arricchisce anche della gestione documentale, di comunicazione e condivisione con i colleghi, ma anche con i cittadini e con le imprese, di tutto il mondo della sicurezza e della gestione della privacy, che sono temi estremamente delicati, ancor più nel pubblico, di servizi online, quindi delle piattaforme abilitanti, Speed, PagoPA, piuttosto che FatturaPA, e della necessità, appunto, delle competenze necessarie per erogare servizi online. E infine la trasformazione digitale, che attiene alle policy italiane, ovviamente, sulla trasformazione digitale, anche da un'apertura su quelle che sono le tecnologie di frontiera. Andando sulla base, diciamo, del syllabus, è stato sviluppato un programma formativo completo che copre tutte le 11 competenze e i rispettivi livelli di padronanza, che sono 3, quindi base, intermedio, avanzato, erogato in e-learning, messo appunto a disposizione di Formez PA, che vedete dalla slide sulla formazione, può essere erogato in due modalità differenti, o all'interno della piattaforma di assessment, quindi facendo prima il test di valutazione, oppure in autonomia, come appunto avviene nel caso dei piccoli comuni della Regione Puglia, su cui adesso andremo nel dettaglio. La formazione si compone di learning object, vale a dire di video pillole che combinano animazioni, testi e voce di varia lunghezza, all'incirca sui 10 minuti. Sono tanti video pillole che di fatto compongono un corso completo. I learning object coprono, abbiamo detto, tutte le 11 competenze. Ovviamente sono stati realizzati con il coinvolgimento di esperti e con il coinvolgimento di dipendenti pubblici, in modo tale da cercare il più possibile di calarlo a quella che è la realtà specifica di riferimento. Presentato, andando alla slide successivo, quella che è la struttura, diciamo, del progetto competenze digitali, introduciamo rapidamente il percorso condiviso con la Regione Puglia. Ovviamente l'interesse della funzione pubblica è quello di raggiungere tutte le pubbliche amministrazioni. Non sempre è facile farlo direttamente, perché ovviamente le pubbliche amministrazioni sono tante e la funzione pubblica è una. Quindi abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di sviluppare delle sinergie sul territorio, e in questo ci siamo trovati molto bene, ovviamente, con la Regione Puglia, e abbiamo deciso di sviluppare insieme un percorso condiviso che consentisse di mettere a disposizione gli strumenti del progetto competenze digitali all'interno di quello che è l'intervento di rafforzamento della capacità amministrativa e di trasformazione digitale in favore dei comuni, messo in campo dalla Regione Puglia. Proprio all'interno di questa logica abbiamo individuato due diversi percorsi, che variano a seconda delle dimensioni dell'amministrazione di riferimento, perché ovviamente ragionando con la Regione Puglia ci troviamo dinanzi, sì, appunto, l'amministrazione regionale con la giunta e consiglio, comuni di grandi dimensioni, e poi ovviamente c'è la molteplicità di piccoli comuni, quindi era necessario definire degli interventi differenziati, con l'idea anche di creare un modello che potesse essere replicato anche in altri contesti. Andando alla slide successiva avete una sintesi di quelli che sono i due percorsi. Licenzio immediatamente il percorso standard, perché di fatto non è oggetto dell'incontro di oggi, e si rivolge ad amministrazioni di grandi dimensioni, quindi alla stessa Regione Puglia e ai grandi comuni, segue quello che è l'iter, diciamo, tradizionale previsto dal progetto, vale a dire registrazione dell'amministrazione e degli utenti dipendenti dell'amministrazione, partecipazione al test di assessment e indirizzamento a quello che è un percorso personalizzato in funzione, diciamo, prima del livello di padronanza raggiunto in fase di assessment, e quindi da raggiungere con la formazione. La formazione è impostata in modo tale che si segue il corso del livello di padronanza superiore rispetto a quello ottenuto, quindi se ho ottenuto sulla competenza sicurezza il livello base, mi verrà proposto il livello intermedio, la formazione sul livello intermedio, appunto sul tema della sicurezza.
E ovviamente la piattaforma consente di tracciare le attività svolte nella stessa piattaforma, appunto, sia in favore del singolo dipendente che in favore dell'amministrazione che fa da gestore in qualche modo dell'erogazione della formazione. Andiamo al percorso semplificato che ci interessa di più. Proprio perché avevamo dinanzi piccoli comuni in cui magari l'accesso in piattaforma, che non è escluso perché ora, di fatto è definito sulla base di un calendario concordato con la funzione pubblica, quindi non sto dicendo che non è ammessa, diciamo, per i piccoli la partecipazione alla piattaforma, ma abbiamo comunque optato in questa prima fase a un percorso che sia più semplice. Quindi proprio perché numericamente i dipendenti dei piccoli comuni sono minori. L'idea è appunto è di consentire l'accesso diretto, quindi senza assessment, alla formazione per il livello base e il livello intermedio di tutte 11 le competenze. Si tratta di 73 learning object, appunto, che coprono l'intero syllabus per livello base ed intermedio, erogate in apprendimento autonomo su piattaforma Moodle, ed è rivolta ai dipendenti che verranno segnalati dai comuni di minori di 20.000 abitanti che decidono di aderire all'iniziativa. Andando alla slide successiva, come anticipava la collega del Formez all'inizio, quella che stiamo presentando oggi è la seconda edizione di questo percorso che noi chiamiamo semplificato. La prima è stata avviata e realizzata nel periodo fine maggio-giugno, giugno-luglio, anzi, che 31 maggio siamo già praticamente a giugno, è durata 7 settimane e in quel caso specifico era aperta esclusivamente ai comuni con meno di 20.000 abitanti, ma che hanno aderito al fondo innovazione coordinato dalla Regione Puglia. E hanno aderito 63 comuni, come vedete dalla slide, con 803 dipendenti che sono stati designati dai comuni. Devo dire, la partecipazione non è stata altissima rispetto ai numeri che abbiamo avuto, ma è stata sicuramente positiva, e poi vedremo che anche coloro che hanno perso l'occasione, diciamo, nel corso della prima edizione possono recuperare nel corso della seconda. Rispetto ai partecipanti affettivi, che sono stati 378, 82,8% ha completato con successo il corso, conseguendo appunto l'attestato. Andando all'ultima slide, quindi proprio partendo dalle esperienze e dai buoni riscontri che abbiamo avuto nel corso della prima edizione, in collaborazione con Regione Puglia siamo detti disponibili a replicare l'esperienza, in questo caso estendendola a tutti i comuni pugliesi con meno di 20.000 abitanti, a prescindere se abbiano o meno aderito al fondo innovazione. Oltre appunto a tutti questi comuni che possono aderire poi nelle modalità che verranno indicate di seguito, anche i dipendenti dei comuni che avevano aderito alla prima edizione ma non avevano poi effettivamente partecipato ai corsi possono farlo e possono recuperare, diciamo, in questa seconda edizione. Sulla base dei feedback ottenuti abbiamo anche modificato alcune regole di fruizione, rendendole un pochino più semplice e appunto con una logica un pochino diversa che poi vi verrà illustrata. La durata del corso è stata estesa ad 8 settimane. E se nel corso del primo modulo, nel prima edizione, l'attestato di partecipazione al completamento legato appunto al completamento dell'80% dei moduli, in questo caso abbiamo deciso di alzare leggermente l'asticella, ma visto che il tempo a disposizione e tutti i temi che sono trattati sono comunque importanti, quindi l'attestato di partecipazione viene conseguito al termine del 100% della fruizione del corso. Interromperei qui, vi ringrazio appunto per l'attenzione e lascerei la parola a Roberta, sperando che si sia sentito tutto. Perfetto Valentina, grazie. Sì, si è sentito tutto, c'era uno strano collegamento tra il mio microfono e il tuo, per cui ogni volta che lo staccavo io si perdeva anche il tuo e niente, abbiamo risolto. Allora, a questo punto, poi non vi preoccupate se avete perso qualcosa, come vi ho detto, potrete riascoltare la registrazione del webinar e comunque riprenderò io alcuni aspetti delle cose di cui ha parlato Valentina. Adesso do la parola a Pasquale Marino, ti vedo già, vediamo se ti sentiamo bene. Eccomi. Prego Pasquale. Sì.
Ci sentiamo benissimo. Vai Ok, Pasquale che ci racconta, ci descrive meglio l'iniziativa Competenze in Campo. sì. Vai. Allora, io vorrei partire da alcuni dati perché, per obiettivare anche l'intervento che stiamo appunto realizzando insieme al Dipartimento Funzione Pubblica e alcuni dati sono pubblici, cioè sono quelli che l'indice DESI, quindi quello dell'indice della società economia digitale, propone a livello europeo. E sulle competenze digitali, proprio sulle competenze digitali, l'Italia è negli ultimi posti a livello europeo. E poiché sono delle medie a livello nazionale, dobbiamo ipotizzare che al solito le regioni meridionali sono anche al di sotto di questi dati. Quindi è fondamentale, e adesso vediamo proprio dei dati, quello che occorre fare è fondamentale anche che gli operatori dei pubblici servizi siano in prima linea rispetto a queste necessità. E come vediamo, 26 milioni di cittadini ancora non ha competenze digitali di base. 17% della popolazione non ha mai usato internet, abbiamo un bassissimo numero di laureati, vabbè, questo non rientra in questo argomento, e pochissimi cittadini ancora utilizzano i servizi digitali. Se andiamo a vedere nella prossima slide, vediamo quali sono gli obiettivi che ci si pone a livello nazionale di raggiungere proprio rispetto a questa tematica. E vediamo che il 70%, si vuole portare al 70% la quota di popolazione con competenze digitali, che sono, diciamo, almeno di alfabetizzazione digitale. E altra cosa importante è aumentare di 5 volte la percentuale di popolazione che utilizza i servizi digitali pubblici, quindi arrivando a una quota addirittura del 64% di cittadini. È chiaro che per raggiungere questi obiettivi, gli operatori della pubblica amministrazione, in particolare appunto la pubblica amministrazione locale, devono essere in prima linea e devono avere quella formazione di base che permette poi di utilizzare al meglio i servizi digitali. E infatti vediamo nella prossima slide, nella prossima diapositiva, proprio la descrizione, la definizione di competenze digitali che il Parlamento europeo ha proposto. Per cui la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione. Io leggo perché è una definizione. Per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata dall'abilità di base nelle Information and Communication Technologies, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e l'uso dei computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet. Quindi tutto quello che è stato detto nella presentazione precedente, cioè da parte di Valentina, si ritrova proprio in questa definizione, quindi mettere insieme tutta una serie di competenze che in questo caso gli operatori delle nostre amministrazioni comunali devono avere, competenze che devono avere per poter trasferire nel miglior modo possibile anche ai cittadini, agli utenti dei propri servizi, le stesse competenze, in qualche modo, le stesse informazioni, le stesse competenze. Che cosa ci siamo posti come obiettivi e come attività da svolgere a livello regionale per supportare questa iniziativa? La prima, appunto, iniziativa è stata quella di creare una community basata sul progetto del Fondo Innovazione a livello nazionale e che permettesse di dare un minimo di piattaforme comuni a tutte le pubbliche amministrazioni comunali.
E quindi nel progetto noi abbiamo messo a disposizione degli enti comunali le piattaforme regionali sviluppate per poter far accedere i propri cittadini tramite le identità digitali, SPID, carta d'identità elettronica e altri sistemi previsti dalla normativa, attraverso un sistema centrale che appunto permettesse di scaricare i comuni da tutti quegli obblighi di aggiornamenti che potrebbero derivare da mutamenti normativi, di avere una piattaforma centrale che viene gestita a livello regionale, consente a tutti i comuni di utilizzare, di proporre i propri servizi ai cittadini con l'utilizzo delle credenziali digitali, che sono ormai diventate obbligatorie. Altra piattaforma che la Regione ha messo a disposizione e che ormai ha messo a disposizione da tanto tempo, sempre nella logica di facilitare l'utilizzo dei servizi digitali da parte dei cittadini, è la piattaforma per i pagamenti elettronici. E appunto esiste una piattaforma regionale denominata MyPay che i comuni possono utilizzare per permettere ai propri cittadini di fare i pagamenti elettronici. Un'altra piattaforma che abbiamo inserito, che abbiamo reso disponibile più recentemente, che permette sempre ai comuni di offrire servizi ai cittadini, e attraverso, in questo caso attraverso l'app IO, l'app nazionale appunto IO, e che è il sistema denominato GIO. Queste tre piattaforme hanno consentito ai comuni che hanno aderito al progetto nazionale e che veniva vincolato attraverso l'accordo regionale, di raggiungere gli obiettivi che erano stati previsti per la fine di febbraio, gli obiettivi che a livello nazionale erano stati identificati e che avranno un ulteriore consolidamento per la fine dell'anno 2020. Ma oltre a questo progetto che appunto ha una valenza nazionale, la Regione ha inteso supportare ancora maggiormente, in questo caso tutti i comuni della Regione, attraverso un altro progetto, che è il progetto Innovazione Enti Locali, col quale stiamo per mettere a disposizione, e questo succederà nei prossimi mesi, una piattaforma regionale di servizi ai cittadini. Sempre nella logica che vedevamo prima, cioè incrementare l'utilizzo nelle slide precedenti, cioè incrementare l'utilizzo dei servizi digitali da parte dei cittadini. Fondamentale ovviamente l'educazione al digitale per tutti gli operatori degli enti locali, in quanto l'obiettivo finale sarà quello di spostare, di creare una società, ovviamente una società digitalizzata, e di spostare quanto più servizi dalle metodologie tradizionali, quindi di servizi a sportello, nel mondo digitale. La prossima slide, magari concludiamo l'intervento. Quindi fondamentale avviare un processo di alfabetizzazione digitale dei dipendenti pubblici ed è necessario per creare una base omogenea di capacità operative, in modo tale che appunto si possa instaurare un processo di digital transformation che dovrebbe poi consentire alle persone che operano all'interno della pubblica amministrazione di trasferire queste conoscenze anche ai cittadini. E
insieme appunto al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Formex, abbiamo individuato questo corso di base e che si svolgerà attraverso una modalità di learning che in questo momento è quella che offre le maggiori garanzie di partecipazione, di fruibilità e di monitorabilità anche dei risultati. Io avrei già terminato, quindi potremmo passare all'intervento successivo. Perfetto Pasquale, siamo stati esattamente nei tempi, allora vi ricordo a chi, vedo che qualcuno è entrato con ritardo, potrete riascoltare la registrazione del webinar e le presentazioni dei relatori le trovate già invece sulla scheda di EventiPia. E a questo punto io riprendo alcuni degli elementi anche ultimi, diciamo che Pasquale mi ha dato un po' il là per raccontarvi di questo corso online e vi descriverò appunto il corso, in cosa consiste. Quindi partirò intanto questa era una slide che aveva anche Valentina Albano, questo è per ricordarvi che rispetto all'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e al percorso standard, quindi che prevede l'assessment e poi la formazione in base ai gap rilevati, qua ci troviamo invece nell'ipotesi del percorso semplificato, quindi disponibile per i comuni della Regione Puglia con meno di 20.000 abitanti. L'elenco dei comuni lo trovate tra l'altro proprio nella scheda di EventiPia a partire dalla quale vi siete iscritti a questo webinar. Quindi ci troviamo nel percorso semplificato. Allora, vi diceva anche, riprendo qualcosa che diceva prima Valentina Albano, quindi in cosa consiste questo corso? Chiaramente riprende le 5 aree e le 11 competenze previste nel syllabus. Tutti i contenuti rispondono proprio alle conoscenze e abilità identificate nel syllabus come fondamentali. Vi ripetiamo, non per gli specialisti IT, ma per tutti i dipendenti pubblici. Quindi l'idea è proprio che ciascuno di noi debba avere una base di competenze digitali per guidare la trasformazione nella pubblica amministrazione e nella sua pubblica amministrazione, direi proprio nel lavoro che fa tutti i giorni. Quindi per questo i contenuti sono stati scritti sia da esperti di contenuto ma anche da funzionari pubblici, perché la logica è stata quella di non fornire una formazione teorica che fosse troppo teorica, ma una formazione che desse proprio che possa dare al dipendente pubblico, non dico delle istruzioni operative, però che possa comunque considerare quello che è il suo contesto, il contesto che si trova davanti il dipendente pubblico, quindi cosa deve fare oggi per il suo lavoro. Quindi i testi sono stati scritti da esperti e funzionari pubblici, mentre le unità didattiche multimediali sono state poi sviluppate da esperti di formazione e learning. Questo che vedete qua è un esempio di una schermata di questi learning object. Quindi vediamo invece quali sono i tempi. Allora, intanto abbiamo detto a chi è riservato il corso e comuni con meno di 20.000 abitanti. Abbiamo detto che circa 63 comuni hanno partecipato alla prima edizione del corso. A questo punto possono aderire a questa edizione comunque anche coloro che hanno partecipato alla prima edizione, proponendo però altri nominativi rispetto a quelli già comunicati. Ma possono essere iscritti a questo corso anche dipendenti che si erano iscritti alla prima edizione, ma non hanno mai partecipato al corso. Quindi coloro che non avevano iniziato il corso possono partecipare questa volta. Come iscriversi? Allora, i comuni devono inviare le adesioni entro il 15 novembre. In realtà c'è stata una comunicazione, ora immagino che tutti voi l'abbiate ricevuta, comunque c'è stata una comunicazione da parte della Regione Puglia a tutti i comuni destinatari di queste iniziative e questa comunicazione era fornito un link ad un form online da compilare per designare dei partecipanti al corso. Quindi non dovete fare altro che recuperare questa comunicazione, compilare il form online. Questo va fatto entro il 15 novembre, quindi il corso inizierà la prossima settimana, il 18 ottobre precisamente, però le iscrizioni sono consentite sino al 15 novembre, quindi quasi un mese dopo, non oltre perché poi non si farebbe in tempo a fruire tutti i materiali del corso. Una volta che siete stati iscritti, riceverete un'email dal Formez con la conferma della vostra iscrizione e poi le informazioni per partecipare.
Tra l'altro, qualcuno di voi avrà già ricevuto la prima email perché abbiamo ricevuto circa 200 designazioni e quindi le prime persone, queste prime 200, hanno già ricevuto la conferma di iscrizione da parte del Formez, mentre il messaggio con le informazioni sul corso e il link per partecipare chiaramente lo riceverete solo il giorno di avvio del corso, cioè la prossima settimana, il 18. Allora, i tempi, vi diceva prima anche Valentina Albano, rispetto alla prima edizione abbiamo deciso di, abbiamo diciamo tenuto conto dei feedback che ci avete dato nel questionario di valutazione di gradimento della prima edizione, per cui una delle richieste era di avere più tempo per fruire dei materiali, per cui le settimane sono diventate 8, sono sempre 12 ore in 8 settimane, l'avvio il 18 ottobre e la chiusura è il 10 dicembre. Questi sono i 5 moduli, quindi il corso è composto da 5 moduli che sono le 5 aree del syllabus. Vedrete il modulo data informazione e documenti informatici, comunicazione e condivisione, il modulo sicurezza, poi quello servizi online e infine trasformazione digitale. In realtà, quindi, vi diceva già Valentina Albano che in cosa consiste il corso? Sono 73 pillole multimediali da fruire in autonomia con circa una o due ore di impegno medio alla settimana. Fruire in autonomia vuol dire che potete vedere i materiali quando volete, in qualunque orario, purché accediate con i codici che vi sono stati forniti. Non ci sono attività sincrone, cioè non ci sono webinar, non ci sono altro tipo di incontri, non ci sono esercitazioni. Quindi potete in realtà partecipare e fruire materiali quando vi viene meglio. L'altra modifica che è stata fatta rispetto alla prima edizione è che noi in genere diamo una scansione temporale per la visione dei materiali, cioè i materiali vengono resi disponibili ogni settimana un tot. In realtà, perché questo ci sembra che guidare il partecipante serva un po' per avere il tempo, no, di fruizione. Però in realtà una delle richieste che era state fatte era proprio, visto che dopo tutto sono tutti materiali da fruire in autonomia, la richiesta era stata di poter visionare tutti i materiali sin dall'inizio. Quindi in realtà voi potrete realmente fruire tutti i materiali dal primo giorno e potrete anche finire il corso in, voglio dire, 2-3 giorni, una settimana. Lo potrete fare quando vorrete. Quindi l'avvio del corso, vi dicevo, è il 18 ottobre alle ore 12. Voi riceverete un'email del tutor con il link e i codici per l'accesso al corso. Allora, sto vedendo delle domande in chat e poi rispondiamo alla fine. Questa che vedete qua è la home page del corso nella quale vi ritroverete. Ci sarà un forum nel quale potrete chiedere chiarimenti, potrete segnalare eventuali problemi che abbiate per la fruizione del corso e poi c'è anche una sezione di FAQ, vedete le domande frequenti, quindi vi suggerisco appena entrate nel corso di consultare proprio le FAQ perché può essere che vi chiariscano dei dubbi, nel caso poi non troviate risposta nelle FAQ e abbiate chiarimenti da chiedere, lo potete fare nel forum del corso. Lì dove vedete i contenuti del corso, quello è il primo modulo, voi vedrete tutti i moduli immediatamente attivi e quindi potrete iniziare a vedere i materiali del corso. Allora, quindi in cosa consistono i corsi? Abbiamo detto i learning objects, sono queste pillole multimediali che durano circa 10 minuti, audio video, e con un'animazione, e in questa slide sono in pratica i titoletti che vedete in blu e quindi ci sono questi materiali, però non solo, perché in realtà in ogni modulo sarà disponibile anche la registrazione del webinar, di un webinar che era stato fatto circa un anno fa per la presentazione proprio di questo ciclo competenze digitali, quindi ogni registrazione dura circa 45-50 minuti, il docente di quel webinar è l'esperto che ha scritto i contenuti di quel modulo e quindi vi suggerisco di vederla perché in, diciamo, una pillola di 45 minuti avete proprio una panoramica di tutti i contenuti e poi potete iniziare a fruire i singoli materiali. L'altra cosa che troverete sono le dispense, vedete dispense del modulo, perché cioè, per ciascun modulo è disponibile la dispensa, cioè sarebbero i testi integrali scritti dagli esperti di contenuto, da
che noi poi abbiamo usato per realizzare le pillole multimediali, però abbiamo, ci è sembrato utile comunque fornire anche le dispense, che sono sicuramente più complete e forniscono in modo integrale tutti i contenuti. Diciamo, le dispense vanno proprio abbinate alle pillole multimediali. Le caratteristiche dei learning object sono di avere una durata di 10 minuti, di essere realizzati mobile first, cioè per una fruizione da smartphone e da tablet. Sono audio video con animazione, vedrete, avete l'indice dei contenuti sempre visibile e lo potrete navigare, e avete anche il testo audio che potete quindi visualizzare a video. A questo punto vi lascio qua. Allora, per problemi o per informazioni, diciamo, sull'iscrizione al corso, avete questa email che è della Regione Puglia. Anche per chi chiedeva se non abbiamo ricevuto alcuna email, ad esempio Antonella Morelli chiedeva se non abbiamo ricevuto alcuna email, come facciamo? Potete scrivere a questa email competenzedigitalipuglia@regione.puglia.it. Mentre se avete problemi di iscrizione di qualche genere, potete comunque scrivere all'help desk del progetto Competenze Digitali, che si trova all'indirizzo competenzedigitali.gov.it/helpdesk. Io a questo punto avrei finito con la mia presentazione, però vediamo le domande che avete fatto, e chiedo quindi ai relatori di ricomparire in video nel caso ci fosse bisogno. Perfetto, grazie Valentina. Allora, chiedo anche a Pasquale Marino nel caso ci fossero domande. Allora, quindi ad Antonella Morelli abbiamo risposto. Se non avete ricevuto alcuna email, potete scrivere a Competenze Digitali Puglia. Mentre Simone Pisano chiede se è possibile estendere il corso ad altri enti, e la risposta è che al momento il corso è destinato ai comuni al di sotto dei 20.000 abitanti. Così come diceva Valentina prima, il progetto Competenze Digitali si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni italiane, quindi arriverà e arriva tra poco il momento della formazione massiva per tutti. Però al momento questo corso è rivolto ai comuni della Regione Puglia al di sotto dei 20.000 abitanti. Non so se ci sono altre domande in chat o se i relatori Valentina Albano, Pasquale Marino, volete aggiungere qualcosa. Abbiamo eventualmente ancora 10 minuti. Sì, visto in relazione a quest'ultima domanda, quindi della la possibilità di accedere ad altre amministrazioni, ovviamente rientra il discorso che dicevamo prima. Questo percorso semplificato è stato rivolto appunto alle amministrazioni di piccolissima dimensione, come appunto i comuni con meno di 20.000 abitanti. Per tutte le altre amministrazioni invece è previsto il percorso standard. In quel caso occorre contattare la funzione pubblica, che sta predisponendo il calendario, e già dal 18, ecco, quindi la data si ripete, dal 18 verrà riaperta la piattaforma, che ultimamente era stata chiusa per aggiornamenti, e quindi sulla base appunto del calendario condiviso con la funzione pubblica sarà possibile all'amministrazione accedere. Tra gli accessi che sono previsti, poi ovviamente dovremo approfondire maggiormente con Regione Puglia, vi è anche poi questo percorso appunto per la stessa regione, quindi giunte e consigli, per i comuni di dimensioni maggiori rispetto a con dipendenti maggiori dei 20.000 abitanti. Volevo giusto un attimo un'altra precisazione rispetto a prima la questione della mail. Ovviamente, come diceva chi non ha ricevuto la mail, una cosa però ovviamente Roberta l'ha già evidenziata, ma mi sembra utile ripeterla: si riceve la mail nel momento in cui il comune ha aderito all'iniziativa e ha mandato l'elenco dei nominativi. Quindi magari prima di contattare la regione, anche per poter gestire, diciamo, la mole di contatti, sarebbe opportuno verificare se il proprio comune ha manifestato l'interesse ad aderire all'iniziativa e quindi ha mandato i nominativi. Quindi prima di fare il passaggio
passaggio con la regione, perché ripeto, una cosa importante è che i dipendenti sono i beneficiari ultimi, ma come dire, l'interlocuzione l'abbiamo con le amministrazioni, proprio perché comunque la formazione è vista nell'ottica di strumento di gestione del personale, quindi è importante che siano le amministrazioni le prime ad essere sensibilizzate e poi a fare una politica di valorizzazione della formazione con i propri dipendenti. Perfetto, grazie Valentina, perché questo avevo dimenticato di dirlo, nel senso che appunto non ci si può iscrivere singolarmente, ma l'iscrizione va fatta attraverso la propria amministrazione, proprio perché c'è una gestione della partecipazione dei dipendenti ad un'attività formativa che insomma in questo caso è importante. A questo punto non so, immagino, non vedo altre domande. Allora io vi ricordo che trovate la registrazione del webinar da questo pomeriggio, saranno attestate da stasera anche le vostre presenze ai fini dell'attestato, e quindi abbiamo, diciamo, in questa settimana di tempo, se avete bisogno di informazioni scrivete all'email Competenze Digitali Puglia. I primi iscritti stanno ricevendo già la conferma di iscrizione, il 18 il corso parte, quindi con chi si è iscritto ci vediamo online per questo mese e mezzo di fruizione del corso. A questo punto vi do l'arrivederci e vi auguro buon pranzo e buon pomeriggio, ringraziando i relatori. Arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci.